contestato i reati, che è l'omicidio stradale pluriaggravato, e anche il fatto che in sede di perquisizione presso la propria abitazione sono stati trovati un'ottantina di grammi di hashish. Lui, che è in condizioni fisiche malandate, ma psicologiche ancora peggio, ha detto che non si sente lucido, si sente, insomma, piange. Ha fatto anche riferimento al dolore per i bambini della coppia, che gli ricordano i suoi bambini, per il dispiacere che comunque ha provocato la morte di due persone. Quindi, in merito all'omicidio stradale contestato, lui sostanzialmente non c'è entrato. No, dicendo mi ricordo poco, e quindi quando si ricorderà, se si ricorderà meglio, farà dichiarazioni più approfondite. Sulla convalida, ovviamente, il giudice ha convalidato l'arresto, si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla procura, che è una richiesta di custodia cautelare in carcere. Io sulla convalida d'arresto nulla ho opposto, ho invece fatto presente che a parer mio anche ad adottare una misura cautelare gli arresti domiciliari bastano per scongiurare il pericolo, perché la cautela serve per impedire che una persona commetta di nuovo il reato. Ora, un reato che si commette guidando la macchina, se stai in carcere o se stai a casa, la macchina non la guidi di sicuro. Quindi, anche se in questo momento, diciamo, il clima non è favorevole, perché sarebbe visto come un segno di debolezza nei confronti di chi commette reati anche di una certa gravità, però io, diciamo, non mi arrendo all'idea che la legge vada applicata per quello che è. Lui verrà dimesso oggi? Non si sa, a me non mi pare che sia in condizioni fisiche da dimissioni immediate. Comunque, sulla custodia cautelare il giudice deve decidere entro le ore 13, perché se no gli scade il termine previsto dalla legge, che sono le 48 ore dal momento dell'arresto. Quanto riguarda le aggravanti, quindi diceva, si può capire insomma dalle analisi, quindi Le parliamo analisi parlano di un grado alcolemico piuttosto elevato, quanto? 1,80. 1,80. E invece per quanto riguarda la droga, dalle analisi non è No, emerso? lui gli viene contestato anche di aver assunto sostanza stupefacente. Lui Sì. questo la dice, io normalmente fumo, lui è un marocchino che la spacciava e la fumava. L'esito delle analisi lo rileva, Sì, insomma. però se uno fuma per 6 giorni le canne e quella sera non le ha fumate, se fai le analisi ti trovano tracce di cannabinoidi. Sulla ricostruzione di quella sera, le ha detto qualcosa in Lui a me merito? mi ha detto, ma La moglie che doveva andare a sì, prendere, beh, poi. questo è già noto, cioè lui doveva andare a prendere la moglie a Porto San Giorgio, che lavora presso un ristorante che fa catering, faceva un catering, doveva andarla a prendere a mezzanotte. Dove è stato? Male per Com'è lui, trascorso la sì, male per serata? lui, ha incontrato due amici per trascorrere la serata, che gliel'hanno fatta trascorrere prima a un bar, perché io gli ho chiesto quanti litri di vino avesse bevuto. La risposta è stata due aperitivi a base di rum, ma poco, perché il rum non mi piace nemmeno tanto. Questa è stata la risposta. Non so quale sia l'aperitivo a base di rum, il nome non lo sa manco lui. E poi avrebbe bevuto presso un pub di Porto Recanati. Esiste un Gambrinus? Sì. Ecco, una birretta. E questo secondo lui è tutto quello che ha bevuto. 1,80 è tanto, 1,8 è tanto, però voi sapete meglio di me che basta un Camparino per superare, per non superare l'esame Ha mangiato poco. alcolometrico, abbiamo mangiato poco, eccetera. Quindi, però quello è, insomma. No, l'omicidio stradale, diciamo, lui ce l'ha proprio contestato in tutte le sue aggravanti, eh. Gli manca solo l'eccesso di velocità.
Ah, quello non c'è. No, no. No, peraltro lui dice che la macchina più 200 all'ora non va. Su sta macchina, Adesso di sicuro non va niente. quando l'aveva acquistata, le ha detto, insomma, è una No. macchina abbastanza costosa, No, ma potente. sarà la macchina di quinta mano, credo, Ah, come ecco. fanno i marocchini. Cioè, non credo che sia. Non Assicurazione. glielo ho chiesto. Non... L'assicurazione da quanto risulta? Dunque, l'assicurazione è successo questo, che c'è, non c'è, prima c'era, poi non c'era, poi non c'era. L'assicurazione non c'è. Non c'è. Lui pensava che ci fosse, perché voi lo sapete, lui è stato un periodo ristretto in carcere. E quando ha fatto l'assicurazione lui la faceva per un anno. Il periodo che stava in carcere, l'assicurazione l'ha fatta la moglie, che l'ha fatta per 6 mesi. Lui era convinto che era per un anno, andava in giro con la macchina, ma l'assicurazione non c'è. E su questa ipotesi di un incidente causato prima, cioè di questo ha fatto Non ne sa cenno? assolutamente niente. Sono tutti particolari che approfondiremo, eccetera, ma in questa sede è inutile mettersi a parlare di particolari, insomma. Lei lo segue anche per il discorso Dell'hashish. dell'hashish e per quella questione, insomma, a che punto siamo? Al 26 di marzo c'è il processo. 26 di marzo. Comunque era uscito dai domiciliari per quale motivo? Tornato al lavoro. Per il Lavora da Nero Giardini. Dicono che sia anche un bravo operaio. Grazie. Grazie. Grazie.